Oggi le bimbe vanno a fare il bagnetto tutte assieme. Facciamo una bella esperienza di toilettatura. E quella che sarà più brava a fare il bagnetto starà davanti. Io non ci vengo a fare il bagnetto. Starà davanti con me al ritorno. Qui è un gran casino, non si capisce niente. Andiamo. Allora bimbe, l'ultima che sale nel bagagliaio potrà stare davanti con me. Però dovrà fare il bagnetto per prima. Nessuno mi caga, solo Mary. Ok, Liz, stai davanti con me, però fai il bagnetto per prima. No, no, bello, te forse non hai capito che guido io. Brava, ferma lì. Non passare a guidare. Ma come oggi no? Non fai Verstappen. Guarda te come mi sono ridotta. Liz, oggi andiamo a fare il bagno in un posto nuovo, lo sai? Ah, oh, wow, che bella notizia. Non sto più nella pelle, non vedi? Dai, non fare così, su. Sarà un bel posto. Liz, ma te non ti senti sporca? Io sto benissimo nella mia puzza. Allora è ora di fare il bagno, amore mio. Ciao, musetto. Toglimi subito quella telecamera dal muso, ti morsico. Le bimbe, verso il patibolo, ma pur sempre a testa alta. Brave bimbe, sono fiero di voi. Liz, vieni. Ma sicuro? Dai. Brava. Qua ci sono tanti bei giochi. Vai, vai a fare il bagnetto, vai. Va bene, uffa. Ecco, e qui la festa? Vai, brava Liz. Allora. Fatemi entrare. Mary, cosa fai? Arriviamo. Ferma. Quello che Filo non stava capendo era che gli stavo solamente dicendo che era ora del mio momento di chiacchiere. Questa sono io fra poco. Vi piaccio? Questa sono io senza lo sfondo. Sapete che l'ho rimosso in 10 secondi? Non ci crederete, ma sono capace di fare questo ed altro. Come qualcuno di voi sa, sono io che monto ed edito tutti i nostri video, mentre le altre sono fuori a divertirsi. In questa fantastica avventura, il mio compagno di viaggio è Wondershare Filmora. E oggi sono qui per dirvi che finalmente è uscita la nuova versione. Con Wondershare Filmora 12 le funzionalità della versione precedente sono ulteriormente migliorate. In più, adesso Filmora ha strumenti audio avanzati, il ritaglio intelligente, un nuovo strumento versatile per disegnare le maschere e tanto altro. Il tutto è possibile anche da mobile con lo stesso abbonamento, che tra l'altro ha dei prezzi vantaggiosissimi e proprio ora è in offerta. Andate a dare un'occhiata! Mary, la sottoscritta, ve lo consiglia. Oh, super bagnetto di Pipa. Liz ha iniziato il suo bagnetto. Sembra che le piaccia. Dai, va bene. Ah, guarda. Io. L'acqua è calda, tutta insaponata e profumata. Liz, ti piace questo bagnetto? Sicuramente meglio di quando me lo fai te. C'hai il sapone sul muso, piccolo. Ah, grazie. Ed ecco voi Timon, di Timone Pumba. Ma come ti permetti? Oh, come sei dimagrita? Qual è la tua dieta? Adesso facciamo il bagno a te. Mary, è diventata più magra di te. Non ci pensare neanche. Come sei carina. Grazie, ma sono sempre la più carina. Chi c'è qui di curiosa? Com'è questo bagnetto? Mary è curiosa. Sei arrabbiata con me? Sì. Perché ti ho portato qua? Sono incavolata, Mary. No, vero? Mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene. Grazie, anch'io. Approfittiamo del momento di risciacquo per dire a tutti di iscriversi al canale. Pronta? 3, 2, 1. A 200.000 iscritti, lavo Filippo qui dentro. Brava. Liz da bagnata è piccolissima, ragazzi. Mary immagino che scomparirà. Beccati questo. È anche arrabbiata, a quanto pare. Mary immagino che scomparirà, ma sono curioso di vedere Shirley. Se rimane gigante o se anche lei diventa di queste dimensioni, quindi se è tutto pelo. Aspiriamo Liz. Come va Liz? Stiamo aspirando tutta? Sei arrabbiata? Dai che abbiamo quasi fatto. Ti aspiriamo, ti asciughiamo e tocca le bimbe. Siamo pronti ad asciugare Liz. Con che cosa? Con quell'astronave che ha la stessa forma del suo muso. È un collie. 1, 2, 3, 4. Stiamo asciugando Liz. Chi vuole essere la prossima a fare il bagnetto? Un biscotto, io voglio un biscotto. Va bene. No, aspetta, non so se ho capito bene. I cristalli di Liz che girano ovunque, anche abbastanza grossi, devo dire. Voglio vedere come sarà la situazione tra 2-3 ore, quando ci saranno anche quelli di Mary e Shirley. Questo qua è il campo di battaglia. E non abbiamo neanche finito il primo cane, che però è molto carino. Fa vedere Pippa. Vuoi fare il bagnetto lì? Guarda, vieni. Ma qui Shirley non ci sta. Brava, quello lì. Devi fare il bagnetto lì. È il turno di Mary, come avevamo detto. Mary a fare il bagnetto. Cosa ne pensi, Mary? Sei preoccupatina? Beh, sì, insomma, un pochettino. È piccola.
E intanto che Mary si sta facendo il bagnetto, stiamo curiosando nel negozio. Shirley, quelli si comprano, non è che puoi prendere. Spendili due soldi allora. Andiamo a vedere come se la sta cavando Mary. Chi è che piange qui? No, amore, non fare così. Oh. Ah, anche te sei piccolina, con questo musone gigante e il corpo più piccolo del muso. E quindi siamo già al risciacquo. Mary, ti sei fatta il bagnetto. Dai, sei pronta là? Vicino alla porta, non ti allontanare dalla porta, che se qualcuno la apre così sgattaio lì fuori. Bravissima. Aspira anche Mary. Aspiriamola via. Ehi, va via tutto. Così non rimane più niente di questa piccolina. Asciugatura di Mary iniziata. Tutti i cannoni sparati addosso, compreso il Colli. Cominciano le prime nuvolette nere. Questo è un chiaro segnale che stiamo spazzolando Mary. Eccola! Ehi, Shirley, senti come profuma il mio sedere? Ma perché ti metti col culo in faccia a Shirley che sta dormendo? Guarda, hai proprio le mani di protagonismo. Va bene, maleducazione di Liz a parte, il bagnetto di Shirley è stato quello più tosto perché aveva un sacco di sottopelo e andate tranquilli che non ve lo farò vedere tutto. Però state qui perché in questo video ancora devono succedere due cose. Una è la sfida che vi sto per lanciare tra poco con un obiettivo comune che dobbiamo raggiungere tutti assieme per un prossimo video. L'altra è la challenge finale tra le mie cagnoline e mi raccomando, fate quello che vi dirò di scrivere nei commenti. Anche Mary è terminata e adesso Mary e Liz sono tutte lucenti e splendenti. La stanza è a metà tra batuffoli di cotone beige e batuffoli di cotone neri. Ma manca ancora un cagnolino, o meglio, cagnolone. E la stanza diventerà tutta beige. Io adesso prendo in un bel sacco tutti i peli che hanno generato Liz, Mary e anche quelli che farà adesso Shirley. E al raggiungimento dei 2000 like costruisco un cane con tutti i peli che ho raccolto e lo portiamo a spasso come quarto cane. Chi manca a fare il bagnetto? Liz, dai, Mary, coraggio! Tocca a te, dai, Shirley! Porca miseria, manco solo io! Eccola! È pronta anche Shirley per il suo super! Insaponiamo il culone di Shirley! Vai, Shirley, vai! Dopo faccio la gara del peso, c'è una bilancia qui fuori, vediamo. Intanto scrivete nei commenti secondo voi quanto pesano Liz, Mary e Shirley e vedete tra poco se avete indovinato. Pipistrellone? Pipistrellone con quelle orecchie? Anche te c'hai l'orecchio che punta a nord. Oh, che giorno è? Avrà finito Shirley il suo bagnetto? Vediamo. Si va. Trasporto eccezionale. Ma io non ho capito come ti permetti. Abbiamo la scorta di Liz e Mary perché questo è un trasporto veramente eccezionale. Oh, ok, ci siamo. Adesso Shirley dovrai star qui per le prossime 5 ore. Che cosa? Allora, Shirley ha molto più sottopelo di Liz e Mary, quindi il lavoro sarà molto molto duro anche per lei. Chiaramente noi vi risparmiamo tutto e vi facciamo vedere solo le parti più divertenti. Shirley, muoviti che vogliamo andare a fare un giro. Tu taci che sei in cima, che prima hai detto che non ci stavo nella vasca. E intanto che stiamo finendo di spazzolare Shirley, vi ricordiamo di stare qua perché tra pochissimo ci sarà la sfida della bilancia, perché noi siamo gli unici che fanno la prova costume a settembre. Filo, ma allora come è messa Shirley con tutto quel sottopelo? Fammi controllare lì. Ancora il lavoro è molto lungo, mi sa, Pippa, mi dispiace. È una vera tempesta di peli, è un disastro, c'è un uragano. Shirley, ma cos'hai nel coma? Guarda che roba, oddio, oddio. E brava Shirley che ha quasi fatto, anche lei molto brava. Non so se avete notato che per la maggior parte del tempo tutte e tre le bimbe non hanno avuto bisogno di essere legate. Le abbiamo tenute un po' legate per precauzione, però non ce n'è stato nessun bisogno. Finiamo gli ultimi ritocchi. Anche Shirley è finita, adesso la possiamo far scendere. Allora, intanto, visto che l'abbiamo già fatta tutte e tre, eleggiamo la più brava del gruppo, che se lo deve dirla male. Qual è la più brava? Chi è stata la più brava? Shirley! È stata Shirley la più brava. Ha detto che tutte e tre sono state brave, però Shirley la più brava. Quindi Shirley torna a casa sul sedile davanti. Brava, piccola! Ha vinto lei, cosa volete? È stata più brava. Inutile che vi lamentate.
Toilettatura finita, questo è il nostro campo di battaglia. Guardate che casino, sembra di essere nel serpentone di Recaio con tutte le nuvole intorno. Passiamo alla prova costume. Le bimbe saranno anche pulite, ma questa è la situazione della mia maglia. Ho bisogno di una doccia io. Eccoci qua, tutte belle pulite, loro, perché io sono veramente un disastro. Ci rimane solo da fare la prova costume finale. Pesiamo le bimbe. Mary, sali su. Ferma, seduta. Allora, Mary, prova costume. Oh, 18 kg e mezzo, ma sei dimagrita! Brava! Allora, Liz, vieni qua, sali su te. Brava, vediamo. 22 kg e 30! Bravissima! Anche te sei dimagrita! Ma io voglio vedere adesso quanto pesa Shirley. Brava, seduta. Attenzione! Oh! Ovviamente non si è seduta, si è sdraiata. Oh! 25,7 kg. Allora, o è dimagrita pure lei, oppure sta bilancia pesa un po' meno. Io ero convinto che fosse 29-30 kg. Brava Shirley. Allora sei in un divano solo di mood. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ma aia!